Il lavoro per una registrazione è molto interessante perché si parte con la selezione di un materiale in relazione a un criterio di ricerca che può essere il tema del Natale, il tema della Quaresima. Successivamente, dopo aver reperito tanti manoscritti o tante stampe antiche, inizia il lavoro di trascrizione dalla grafia rinascimentale alla notazione moderna. Bisogna riuscire a trasferire nella grafia moderna tutto ciò che è implicito nella grafia rinascimentale. A una prima trascrizione, a una prima proposta di trascrizione, c'è una sperimentazione, una pratica musicale con il coro che fa evincere tante cose che possono essere cambiate, migliorate. Oggi sono passato attraverso l'iPad ad avere tutto archiviato lì e la possibilità di segnare tutte le correzioni e di avere la data di ogni correzione fatta e quindi con una possibilità di richiamarmi in ogni momento uno storico del lavoro di raffinamento che faccio con il coro. CD appena pubblicato è tutto incentrato sul tema del Natale. Esiste un motetto particolare, bello, proprio natalizio, completo, Quem vidistis pastores di Thomas Luis da Victoria, recuperato nel suo manoscritto e nella sua prima stampa proprio dai nostri archivi della Cappella Musicale Pontificia. Un motetto completo che dà l'idea di quello che è il Rinascimento nel suo momento più alto e più splendente. Ciò che accomuna tutta la musica presente in questo CD è l'aver fatto una nuova edizione critica basata o sui manoscritti o sulle stampe antiche presenti nel Fondo Cappella Sistina nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Sono presenti degli inediti, sono presenti delle prime registrazioni mondiali. Ad esempio, un brano molto interessante e anche misterioso di Gregorio Allegri, Nasce is Alme Pure, per la prima volta inciso nella sua edizione critica. Qui è stato fatto un lavoro scientifico. Questo ha permesso di rendere in maniera interessante tutto ciò che la grafia rinascimentale riporta, dai colores minores alla pertinenza del tactus in relazione all'intenzione del compositore e anche al corretto rapporto tra proporzioni nello stesso mottetto. Questo fa quindi di questa incisione un unicum, proprio perché si è potuta avvalere delle fonti più antiche che noi abbiamo in relazione alla musica registrata.